Ancora sangue sulle strade della Marca, è di un morto e quattro feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto alle 18 circa a Spineda di Riese Pio X in via Cendrole. Si tratta di un 85enne residente in via Castellana Montebelluna, Corrado Visentin. Viaggiava con altri due anziani che hanno riportato lesioni non gravi. L'auto si è scontrata contro un furgoncino per cause ancora al vaglio della polizia locale della Castellana. Si sospetta una mancata precedenza. Sono stato sul posto, purtroppo si è trattato di una mancata precedenza, e l'auto è stata investita da un furgone che proveniva da sud, che non ha potuto fare nient'altro, che non ha potuto schivare la macchina. E non posso neanche dire che fosse qualcosa di legato alla velocità, perché da quello che sembra che il furgone non procedeva a velocità elevate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, ambulanza automedica ed elicottero del SUEM 118. Il traffico nella zona è andato in tilt. Visentin è la 20ª vittima della strada nella Marca dall'inizio di questo 2022. Purtroppo questo dimostra ancora una volta di come sulla strada sia necessario essere non attenti di più, attentissimi, perché purtroppo anche un minimo errore può essere fatale.